oggi la ciambella mi è proprio riuscita col buco. E benvenuti nella nostra cucina virtuale. Sì, su Due Cuori una Cappa, l'unico canale dove il mestolo di legno non viene utilizzato per picchiare i bambini. Oggi un ciambellone troppo buono, morbido morbido, denso denso, con un sapore fresco ma nello stesso tempo caldo, con un... buono, diglielo che cos'è. Sì, è veramente il ciambellone preferito dell'ape Maia. Ciambellone, mandorle e miele. Bravo. Vedrete che delizia, vedrete che colore spettacolare dorato, vedrete. Dove? Adesso spostiamoci di là e andiamola a preparare insieme. Ed ecco gli ingredienti per la nostra ciambellona, mandorle e miele integrale. Innanzitutto 70/100 g di mandorle non sgusciate. Dico 70/100 g a seconda che la vogliate più carica di aroma di mandorla o meno. 250 grammi di, vado a grammi, così avete tutti la bilancia e la misurate tutti bene, 250 grammi di latte di mandorla. 150 g di olio extravergine di oliva, un cucchiaino di essenza di vaniglia, un 3 cucchiai di miele, io questo buonissimo mille fiori, una bustina di lievito per dolci, 200-250 grammi a seconda che la vogliate più o meno dolce, già da 200 viene dolce, ma con 250 grammi è veramente buonissimo, di zucchero di canna. Io oggi non l'ho integrale, ho un normalissimo zucchero di canna, e 300 grammi di farina integrale. 3 uova e la frusta elettrica. Cominciamo subito. Come prima cosa separiamo gli albumi dai tuorli. Gli albumi con un pizzico di sale, che non vi ho detto tra gli ingredienti, ma mi spiace, io lo do per scontato. Mettete sempre un pizzico di sale nei dolci. Perfetto, mettiamo da parte gli albumi e adesso facciamo un pochettino andare i tuorli con lo zucchero. Adesso aggiungiamo l'olio, tutto, tutto, tutto. Adesso aggiungiamo i 3/4 del latte. Lasciamone un pochino per stemperarci il lievito. E anche il cucchiaino di essenza di vaniglia. Adesso prendiamo le nostre mandorle e tritiamole più o meno grossolanamente, come volete voi. Io stavolta ho tritato abbastanza finemente. Adesso prendo la mia farina integrale, un colino, e piano piano setaccio tutta la mia farina. Questa è macinata a pietra, quindi come vedete non rilascia nessun tipo di cruschello all'interno del colino. E rimestiamo. E lavoriamo ben bene per un pochino, 5 minuti di fruste. A questo punto uniamo anche le mandorle. Bello bello il mio impasto. Benissimo, non abbiamo ancora finito. Vi ricordate? Manca il signor lievito. Passiamo a setarci il lievito. Versiamolo all'interno del latte. Mescoliamo. E ciao! Buttiamolo tutto all'interno della nostra preparazione e mescoliamo e andiamo a recuperare i nostri albumi, che non vedono l'ora di tuffarsi all'interno della torta. Splash splash, ecco, movimenti delicati, semplicemente con la spatola incorporate senza fare smontare troppo. Oggi sto proprio cercando di andare più veloce della luce, nel vero senso della parola, perché voglio fare il video senza accendere le luci e invece il sole piano piano ci sta salutando, quindi noi andiamo di frettissima. Infilo 3/4 del mio impasto all'interno della teglia. Prendo il mio buonissimo miele e piano piano rigo tutto la torta, quindi cercherò di farlo rimanere in superficie mettendone piccole porzioni, cospargendolo più o meno su tutta la superficie
della torta. Vi ho detto un 3 cucchiai, poi se siete super golosi, ok, cloppene. Basta così, io ce lo metterei tutto, vi giuro. E adesso, piano piano, magari aiutandovi con la spatola e un cucchiaio, ricoprite la torta. E adesso questa meraviglia va dritta in forno a 180 gradi per una cinquantina di minuti, fate sempre la prova a stecchino. Io metterò lei a metà del forno sulla gratella, nella parte inferiore del forno una leccarda piena di acqua in modo che la cottura venga dolce, quasi a vapore. Ve lo ripeto in ogni video in cui faccio ciambelle o torte pandì spagnose, ed è così, provate, vedrete la differenza. E a 30 minuti circa copro il tutto con la carta stagnola, con l'alluminio, in modo che proprio lei cuocia piano piano, dolcemente, supportata dal vapore, non secchi e non si bruci all'esterno. Quindi forno 180 gradi ventilato nella parte mediana, la parte inferiore la leccarda piena d'acqua nel forno, e dopodiché a 30 minuti copriamola tutta. Ci vediamo tra 50 minuti circa e fate sempre la prova a stecchino. Perfetta, veramente veramente perfetta, vi faccio vedere, è lievitatissima, visto quanto è alta, voilà. E adesso la facciamo rinfrescare un attimo, quindi la metto sul piatto da portata, faccio le foto, ne taglio una fetta e ci rivediamo qua per vedere l'interno, curiosoni, a dopo. Dei gusti così un pochettino, come dire, campagnoli, no? Da Winnie Pooh. Questa è una tipica ciambella che potete utilizzare sia per le emorroidi che sia quando andate a fare un bel picnic. Non l'avevo capita. No, per il primo caso direi perché proprio è molto morbida. Direi proprio di no. Lo zucchero non aiuta. Comunque, una ciambella integrale buonissima, fatta solo di cose buone. Provatela, sentirete che gusto delicato. Sembra quasi fatta col burro, per quanto è buona, ma non lo è. Quindi ragazzi, che dire, andare e provare e mangiare la nostra salute. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel pollice in su e condivideteci. Bravo. E a quelli dei pollici in giù vi auguriamo di mettere il vostro dito, il vostro pollice dentro un'arnia, non si sa mai. Vedete cosa pescate. Vabbè, ovviamente noi scherziamo, ragazzi. Ma non mettete il pollice in giù. Allora, detto ciò, noi vi aspettiamo sempre sulla nostra pagina Facebook e in tutti i miei altri canali, Ombretta e Arte per Te. E naturalmente vi aspettiamo sempre qua. Sulle vostre tavole! Ciao!